Prima partita e prima vittoria, mister, non si poteva iniziare meglio. Faticata, perché è stata una faticaccia, perché abbiamo fuori tanti elementi e quindi i ricambi erano abbastanza scontati. E abbiamo cercato di mantenere le forze inalterate per domenica, dando spazio a qualche giovane, poi ci hanno ripagato con i gol oltretutto e con le prestazioni anche direi di qualità, perché sono ragazzi che non avevano mai giocato e hanno detto che abbiamo una primavera di tutto rispetto. E adesso domenica c'è una partita ancora più importante contro l'Empoli. Sì, ma stasera siamo un po' contenti e assaporiamo un attimo ogni tanto anche una vittoria che ci dà un po' di morale, anche perché era molto tempo che non vinceva e quindi io dico che questo dà un punto di partenza anche se Coppa Italia, però dà comunque la sensazione di poter allenarsi più agevolmente. L'Empoli è una squadra che è in salutissima, nessuno niente da dire, però io penso che abbiamo le qualità per fronteggiarla bene e abbiamo anche la possibilità di batterla, perché nel calcio ed è il bello del calcio, non c'è mai scritto una parola iniziale che sia scontata poi alla fine. Mister, una scelta di unire insomma un po' l'esperienza di alcuni titolarissimi e poi l'entusiasmo dei ragazzi della primavera ha pagato. Ma sì, ma perché oltretutto non potevamo fare altrimenti oggi, eravamo proprio, abbiamo 10-12 giocatori sono fermi e noi quindi rischiare un giocatore, abbiamo già rischiato forse di più di quello che dovevamo rischiare, perché Luca Toni, se c'era Pazzini giocava magari meno. Però direi che tutti hanno dato il loro apporto, i ragazzi giovani perché hanno dato entusiasmo e voglia di fare e i ragazzi vecchi che hanno dato una mano, quindi noi la Coppa Italia ha questa realtà per il Verona come concetto, noi i giocatori dobbiamo recuperarli per le partite importanti che non iniziano domenica e non finiscono neanche domenica, il nostro campionato inizia fino a giugno, noi dobbiamo lottare per la salvezza fino a giugno, questo è il nostro obiettivo.